crede che il parroco in una parrocchia ha la responsabilità principale, si usa dire che è la guida, noi diciamo che è l'attivatore della comunità, cristiana. E in ogni caso è il primo, soprattutto il primo nel servizio e nella carità. Ed ecco perché la prerogativa di sedere, come il vescovo peraltro, che è il primo nel servizio e nella carità, ha il posto centrale e più alto della Chiesa. Che è cosa, un gesto che anche Padre Pio adesso farà, ufficialmente, ovviamente, prendendo per qualche istante il posto del vescovo. Lo accompagniamo con un applauso. Signore, ti conceda di presiedere e servire fedelmente in comunione con il tuo vescovo questa comunità parrocchiale, annunciando la parola di Dio, celebrando l'Eucaristia e testimoniando la carità di Cristo. Fa che la comunità parrocchiale di San Bartolomeo cresca e si edifichi in tempio santo del tuo spirito e renda viva testimonianza di carità. Cari amici, il parroco, il padre Rico, in una parrocchia è l'immagine di Dio, migliore, il migliore di tutti i padri, è l'espressione della modernità di Dio. Tutti, grazie al parroco, si sentono a casa nella comunità cristiana, tutti, senza esclusione, ciascuno si sente considerato, apprezzato e amato personalmente, non in generale, soltanto. Ancora, parlo, grazie al Ministero, all'incarico, missione che ha ricevuto. Anzitutto i miei superiori, il Padre Gesù che è il Presidente della nostra istituzione, per avermi proposto per l'incarico di parroco in questa parrocchia. Ringrazio il Santo Padre che è il Vescovo di Roma, qui rappresentato da Sua Eccellenza Monsignor Paolo Selvaraggio, nostro Vescovo di settore. Ringrazio anche lui personalmente per aver accolto questa proposta dei miei superiori e ecco, in particolare per Sua Eccellenza qui presente, per la sua accoglienza affettuosissima, direi molto affabile, molto familiare. E ringrazio anche tutti voi perché mi avete sin dall'inizio accolto molto fraternamente, con tanto calore veramente sincero del cuore che si vede, insomma, come veramente come uno di casa, no? E io da parte mia desidero sinceramente essere a servizio di tutti per offrire a tutti quello che Cristo desidera che ognuno riceva. E certamente Cristo desidera che noi riceviamo ogni bene, ma al di sopra di ogni bene quello fondamentale, quello che lui stesso ci dice di cercare con tutte le nostre forze e con assoluta priorità. Cercate anzitutto il regno dei cieli e la sua giustizia e gioite soprattutto perché i vostri nomi sono scritti nel cielo. Quello che possa questo nostro camminare insieme, essere uniti in questa aspirazione profonda del cuore, e io mi dichiaro certamente a servizio di ognuno per poter essere accompagnatore, al tempo stesso mi ritengo anche accompagnato da tutti voi e ecco, certamente dai miei superiori, dal vescovo, no? Tutti abbiamo bisogno di accompagnamento, insomma, no? E allora accolgo anche questo atto
d'amore della comunità e dei nostri superiori, del nostro vescovo, perché tutti insieme possiamo essere una cosa sola, così come Cristo chiede al Padre Celeste. E in questo modo siamo riconoscibili veramente come figli del nostro Padre Celeste, in questa meravigliosa, affabile unità.